Diversi insieme ed il palcoscenico della legalità. Cosa sono e in cosa consistono questi importanti progetti? Sì, è un progetto che rientra all'interno di un PON legalità cofinanziato che è stato anche presentato ovviamente una richiesta di finanziamenti europei e soprattutto un partenariato diciamo strategico. Abbiamo accolto l'invito dell'associazione Palladium a fare un percorso di coprogettazione, un PON che ci vede impegnati con un ruolo veramente importante all'interno del territorio. Martin Luther King già da tanti anni è un centro di riferimento per tutta la comunità locale e quindi anche un luogo in cui i ragazzi trovano una reale inclusione e soprattutto cominciano a maturare quelle regole di convivenza civile che sono il punto di partenza per essere buoni cittadini. Quali sono gli obiettivi del progetto Diversi Insieme che si svolge qui all'interno, del liceo? Sì, Diversi Insieme, diciamo che il progetto ha due moduli. Il primo modulo è Diversi Insieme, il secondo modulo è il palcoscenico della legalità. E ovviamente il progetto in sé, no more net, si propone proprio di andare, di entrare nelle scuole, proprio per diffondere la cultura dell'inclusione e della legalità. E ovviamente attraverso una forma che è una forma laboratoriale e soprattutto nell'ottica anche della prevenzione della dispersione scolastica, perché dobbiamo ricordare che, veramente la scuola oggi è impegnata anche in questo. Contro qualsiasi forma di evasione e soprattutto recuperare, fare innamorare gli alunni in tutte le forme, attraverso tutte le forme culturali, proprio per rendere la scuola un patrimonio comune, luogo in cui si cresce, luogo in cui ovviamente si include conoscendo le regole. Il progetto è già iniziato, il primo consuntivo qual è? Siete soddisfatti? Sì, siamo molto soddisfatti e soprattutto anche stiamo sperimentando una forma di partenariato strategico e quindi diciamo che questo progetto è solo una prepista perché tra l'altro la scuola sarà impegnata prossimamente in diversi progetti contro la dispersione scolastica, mi riferisco al PNRR, quindi diciamo che veramente siamo sulla buona strada per il successo formativo dei nostri allievi. La Regione Siciliana, attraverso l'avviso No More Net, intende favorire azioni volte a combattere diverse forme di povertà educativa e promuovere l'inclusione sociale per contrastare situazioni di disagio sociale e affermare la cultura della legalità. È proprio in questo contesto che l'Accademia Palladium, in partenariato con l'Istituto Martin Luther King, ha avviato due laboratori, Diversi Insieme e Palcoscenico della Legalità, per sostenere l'integrazione scolastica dei giovani, promuovendo così le attività formative e di socializzazione ed ancora al fine di potenziare il senso di appartenenza alla comunità e al concetto di diritto e dovere della cittadinanza. Diversi Insieme è un bellissimo progetto che ha come ambizione quello di tradurre i confini in soglie. A quello anche di parlare dell'inclusione come un fatto non solo pedagogico, ma come un fatto reale dove i ragazzi entrano in rete tra di loro. Pertanto ci saranno e ci sono stati in questi giorni ragazzi molto bravi anche nello schizzare e nel giostrare con i colori, ma ragazzi anche che così bravi non erano, ma che stanno dando un contributo che è diventato determinante. La cosa bella non è solo che stiamo lavorando e i ragazzi stanno lavorando su come utilizzare i colori per l'inclusione, ma la cosa bella è che stiamo lavorando anche sulle emozioni, cioè i colori che cosa portano ai ragazzi. E io, per esempio, visto che li seguo questi ragazzini, ho il compito di tradurre per iscritto quello che loro sentono. Pertanto, alla fine di questo nostro percorso, noi non solo faremo di questa scuola un laboratorio museale per l'inclusione, ma faremo anche di questi ragazzi, diciamo, un'avanguardia per poter parlare anche all'esterno e far entrare l'esterno a casa nostra, cioè all'interno della scuola, perché la nostra scuola è una scuola che apre finestre e porte a tutti quelli che
che ci si avvicinano. Noi vogliamo essere un polo inclusivo e questa è stata una bellissima occasione che ci ha dato Palladium insieme alla nostra scuola e la vogliamo sfruttare sino in fondo perché avevamo bisogno davvero di novità e questa è una bella novità che facciamo nostra. Cosa stanno realizzando i ragazzi? Stanno realizzando un abbraccio di mani, ecco. Noi siamo partiti dalle mani perché le mani dal nostro punto di vista sono quelli che accompagnano persino il bambino alla nascita. La prima cosa che il bambino vede al di là del volto della mamma sono le mani e sono le mani che uniscono, non sono mani che dividono, sono mani che lavorano, non sono mani che fanno la guerra. Pertanto noi abbiamo preso una decisione, la decisione di stare dalla parte delle mani che uniscono, dalla parte delle mani che si incrociano e dalla parte delle mani che lavorano. E io credo che uscirà fuori qualche cosa di grazioso, ecco, questa è l'idea. Ci sono due mani che si tengono per mano per rappresentare che l'altra persona non abbandonerà mai l'altro, quindi se lo trascina e lo rialza nei momenti più difficili. Che emozioni vi regala questo progetto, questo laboratorio? Beh, delle emozioni molto forti, anche perché ci aiuta anche più a legare con le persone e a portare coraggio alla gente. Allora, stiamo lavorando in modo unito con questo progetto per far risaltare il fatto di lavorare insieme, che vuol dire appunto fare squadra, fare gruppo e anche far capire quello che anche nel mondo esiste, quindi la diversità, ma anche l'unione che c'è tra le varie persone e anche da questa unione quello che può scaturire. In questo caso una cosa molto bella anche ai fini di farlo capire e di avere un grande impatto nelle persone.